Apriamo il nostro telegiornale come consuetudine con l'ampia pagina dedicata alla cronaca, ma soprattutto con una notizia dell'ultima ora. Drammatico sbarco con una trentina di persone questa mattina sulla spiaggia della riserva di Torre Salsa a Siculiana. I migranti sono giunti a bordo di una barca e alcuni di loro avrebbero raccontato ai soccorritori di persone annegate. Un elicottero della Guardia Costiera sta perlustrando la zona e a quanto pare dalle ultime notizie circolate pare sarebbero stati avvistati dei cadaveri. La zona in cui è avvenuto il tragico evento è alquanto impervia, tant'è che per via terra nessuno è riuscito a poter raggiungere il luogo in cui si è verificata la tragedia, tant'è che si è fatto ricorso all'uso di un elicottero che sta appunto conducendo le attività per cercare di riportare sulla terraferma i cadaveri che a quanto pare per il momento dovrebbero essere 3. Appartiene ad un cittadino di nazionalità romena, residente a Canicattie, del quale non sono state rese note le generalità. Di lui si sa soltanto che ha 25 anni ed è un pregiudicato. L'autovettura Mercedes C220 distrutta nel corso di questa notte da un incendio e della quale state vedendo le immagini. L'episodio sul quale indagano gli agenti del nucleo volanti del commissariato di pubblica sicurezza di Canicattì, coordinati e diretti dal vicequestore Valerio Saitta, è avvenuto in via Lepanto ad alcune decine di metri dal quartiere San Nicola. Ad accorgersi delle fiamme che stavano divorando la vettura sarebbe stato a quanto pare lo stesso proprietario, il quale avrebbe tempestivamente allertato i vigili del fuoco del distaccamento di Contrada Carlino a Canicattì. Quando questi ultimi sono giunti in via Lepanto nulla hanno potuto fare per impedire che il rogo rendesse la Mercedes in un ammasso di lamiere fumanti, nere e contorte. Dai primi rilievi eseguiti pare comunque che non siano state trovate tracce di liquido infiammabile, anche se questo elemento non esclude ovviamente nessuna ipotesi, neppure quella del dolo. Le indagini comunque proseguono da parte di polizia e vigili del fuoco. Ergastolo, carcere a vita per Antonino Bilella, il custode di Villa Adua di Potassa di Gavurrano, in provincia di Grosseto, originario di Alessandria della Rocca, comune in provincia di Agrigento, ritenuto responsabile dell'uccisione di Francesca Benetti, un'insegnante in pensione, prima trucidata nella cucina della sua villa dall'uomo che si era invaghito di lei da qualche mese e poi nascosta chissà dove dal 4 novembre del 2013. Ne è convinta la Corte d'Assise di Grosseto, che dopo 8 ore di Camera di Consiglio ha accolto tutte le richieste dei pubblici ministeri Marco Nassi e Salvatore Ferraro, condannando all'ergastolo con isolamento diurno per 2 mesi l'agricoltore agrigentino che si trova in carcere dal 10 novembre del 2013, che non ha fatto una piega quando il giudice Giovanni Pugliatti ha letto il dispositivo che scrive la parola fine su un caso difficile e complicato anche dal fatto che il corpo della donna non è stato mai ritrovato nonostante le lunghe ed estese ricerche. La chiave di volta del processo è stato sicuramente il ritrovamento del sangue di Francesca Benetti nel montante del bagagliaio dell'auto di Bilella, sangue che lo stesso custode della villa aveva cercato di ripulire dalla cucina della villa dove probabilmente l'ha aggredita alle spalle con un coltello. La donna era arrivata a Villa Adua a Potassa di Gavurrano intorno a mezzogiorno di quel 4 novembre del 2013, secondo l'accusa, attirata con uno stratagemma da Bilella che aveva deciso di ucciderla. A Sciacca gli agenti del locale commissariato di pubblica sicurezza hanno arrestato un uomo di 46 anni del luogo con l'accusa di furto aggravato e danneggiamento ai danni del Grand Hotel delle Terme di Sciacca. Si tratta di Salvatore Floresta, sorpreso dai poliziotti allarmati da una telefonata al 113 all'interno della stessa struttura ricettiva. Floresta avrebbe forzato un ingresso una volta dentro l'immobile, ha rubato uno stereo e materiale elettrico. Poche ore dopo lo stesso Grand Hotel è stato preda di un attacco vandalico tra divani in pelle tagliati, vetrate frantumate e bottiglie di alcol svuotate prima e rotte poi. Grande spavento per gli abitanti di una palazzina in via della Concordia
a Villa Seta per un incendio scoppiato all'interno dell'androne, un cortocircuito partito verosimilmente da una delle cabine elettriche posizionate nel palazzo, ha generato le fiamme che hanno danneggiato una sorta di sgabuzzino. Una volta lanciato l'allarme, sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno subito spento il rogo e i tecnici dell'Enel. Successivamente è stato effettuato un sopralluogo per accertare eventuali danni all'immobile. Nel frattempo gli abitanti sono stati fatti evacuare in via precauzionale. E a Sommatino momenti di paura e di panico si sono vissuti in via Marconi intorno alle 13.30 di ieri, allorquando improvvisamente si è staccato un enorme pezzo di muro da una casa fatiscente abbandonata e della quale dovremmo vedere la foto. Per fortuna non si sono registrati feriti o danni, considerato che in quel momento non transitavano né passanti né autovetture. Dall'allarme sono stati i residenti della zona dopo aver sentito un forte boato. Sul posto è intervenuta una gazzella della Polizia Municipale insieme al loro comandante Giuseppe Di Vincenzo e all'ispettore capo Paolo Scalia. I caschi bianchi hanno immediatamente evacuato la zona e allontanato tutti i presenti, procedendo insieme agli addetti della manutenzione a transennare l'area interessata dal cedimento strutturale, rimuovendo i calcinacci ancora pericolanti, mettendo così in sicurezza la zona. Le operazioni si sono concluse nel tardo pomeriggio. Già da tempo l'amministrazione comunale, retta dal sindaco Crispino Sanfilippo, aveva avviato un piano di controllo del territorio al fine di prevenire il verificarsi di crolli, soprattutto nel centro storico, che man mano si è svuotato e quindi gli immobili sono diventati fatiscenti, obsoleti e soprattutto a rischio crollo. Adesso per questo immobile gli ispettori di Polizia Municipale hanno avviato già le ricerche al fine di risalire all'identità dei proprietari, intimando loro la messa in sicurezza della parte crollata. Si saprà nelle prossime ore se bisognerà ricorrere alla demolizione dell'immobile oppure si potrà recuperare la parte non crollata, visto che riveste un carattere prettamente storico. Intanto oggi continueranno i sopralluoghi da parte della Polizia Municipale per segnalare altri immobili fatiscenti, intimando i rispettivi proprietari la messa in sicurezza degli stessi. L'azione di controllo del territorio mira ad evitare il verificarsi di nuovi crolli. I proprietari che non dovessero rispettare le ordinanze di messa in sicurezza rischiano una denuncia. Ha prodotto gli effetti sperati l'attività posta in essere dai carabinieri della compagnia di Caricattì, finalizzata a prevenire prima e reprimere dopo i furti di energia elettrica e di allaccio abusivo alla rete idrica. Il bilancio alla fine: una persona arrestata a Caricattì e 4 denunciate a piede libero in altrettanti comuni ricadenti nella giurisdizione della compagnia della nostra città. I carabinieri della compagnia di Caricattì, a seguito di una perquisizione domiciliare di un soggetto noto alle forze dell'ordine alla ricerca di eventuale refurtiva, hanno rinvenuto invece un proiettile calibro 45 per pistola tipo revolver. I militari dell'arma, insospettitisi dall'eccessiva presenza di elettrodomestici allacciati alla rete elettrica dell'abitazione, hanno provato ad abbassare la levetta del contatore. Con stupore hanno notato che la corrente continuava ad alimentare ogni cosa. Veniva così chiesto l'ausilio dei tecnici, quali accertavano che il contatore era stato aperto e manomesso. Pertanto BMA, queste le sue iniziali, cittadino di nazionalità romena, di 19 anni, veniva tratto in arresto e detenuto presso la Camera di Sicurezza in attesa del rito per direttissima. È accusato di furto di energia elettrica e detenzione abusiva di munizione. Era calmuto, sempre i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un trentenne titolare di una macelleria, il quale per risparmiare ha opposto un magnete sui contatori durante l'orario notturno al fine di alleggerire il consumo delle celle frigorifere. Ogni mattina all'apertura toglieva il dispositivo. L'altra mattina però, davanti alla sala cinesca ancora chiusa della sua attività commerciale, ha trovato i militari dell'arma con i tecnici dell'Enel ad attenderlo. A Comitini, altro paese su cui ricade la giurisdizione dell'arma dei carabinieri a compagnia di Caricattì, è stato deferito un 67enne per aver effettuato un allaccio abusivo alla rete idrica per servire d'acqua a un proprio magazzino. Infine a Grotte sono stati deferiti 2 soggetti, uno di 54, l'altro di 57 anni, i quali a seguito di controlli nelle rispettive abitazioni private veniva accertato che gli stessi avevano effettuato un allaccio abusivo alla rete idrica.
Proseguiamo con la cronaca. Furto ai danni della diga San Giovanni di Naro. Ignoti ladri sono penetrati all'interno della struttura che è gestita dal consorzio di bonifica Agrigento 3 e una volta dentro hanno rubato alcuni trasformatori in rame dell'impianto di sollevamento. Sull'episodio hanno avviato le indagini i carabinieri. Indagando sull'eritreo massacrato a botte e rapinato della somma di 4.000 euro, episodio questo avvenuto in via Damareta, i carabinieri di Agrigento hanno effettuato un controllo riscontrando delle irregolarità in un centro internet point di via Callicratide, dove prima dell'aggressione sarebbe stato visto l'immigrato in compagnia di altre persone. Durante l'accertamento il titolare, un 22enne agrigentino, è stato denunciato alla procura di Agrigento per esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse. Il giovane commerciante è stato trovato sprovvisto delle prescritte autorizzazioni e avrebbe esercitato abusivamente l'attività di gioco e scommesse attraverso due computer con collegamenti ad internet per le scommesse online sul sito Prisma Bet ed una stampante termica. I materiali sono stati posti inevitabilmente sotto sequestro. I carabinieri della tenenza di San Cataldo hanno tratto in arresto su ordinanza del Tribunale di Caltanissetta Michael Amico, un pregiudicato di 23 anni perché deve scontare 4 mesi di reclusione ai domiciliari per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, reato questo commesso nel 2010. Contestualmente e quasi per pura coincidenza, i militari dell'arma hanno arrestato anche la madre del giovane, Warda Abbes, 58 anni, di origini tunisine, colpita da un provvedimento restrittivo per cui è stata sottoposta agli arresti domiciliari per il reato di estorsione, fatti per i quali venne arrestata il 1 ottobre del 2015. Proseguono da parte dei pubblici ministeri di Palermo gli interrogatori di uomini politici, sindacati, ma non solo, anche appartenenti ad altre istituzioni, relative all'inchiesta sulle assunzioni a Girgenti Acque. Incidente sull'autostrada A19 Palermo-Catania nei pressi dello svincolo per Enna. Feriti 2 detenuti in permesso premio, Alfio Castorina, 55 anni, e Nicola Zagame, di 38, entrambi di Siracusa, e Catiuscia Runza, 39 anni, moglie di Castorina, che guidava l'auto. La conducente ha perso il controllo della Volkswagen Golf, che nell'imboccare a velocità sostenuta un cambio di corsia per lavoro in corso nei pressi della galleria Fortolese, dopo aver capottato è finita nel terrapieno sottostante. L'auto viaggiava in direzione Palermo. I due detenuti avrebbero dovuto prendere l'aliscafo per rientrare nel carcere di Favignana una volta scaduto loro il permesso. I due siracusani viaggiavano con la donna che era alla guida, che è stata trasportata in elisio corso all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, dove è ricoverata in prognosi riservata. Nella stessa struttura ospedaliera gli altri due feriti, che però sarebbero in condizioni meno gravi. Un corriere della droga con un carico di oltre 150 kg di hashish per un valore di circa 600.000 euro è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Palermo. Le manette sono scattate ai polsi di Daniele Boncimino, 37 anni, originario di Villa Abate, comune alle porte del capoluogo siciliano. La droga, suddivisa in paletti del peso di 100 grammi ciascuno, era destinata a rifornire il mercato di Palermo e parte della provincia. I poliziotti della sezione antidroga della squadra mobile palermitana, diretta da Rodolfo Ruperti, hanno bloccato Boncimino a bordo di un autocarro tra le vie del centro a Villa Abate. Il sindaco di Bagheria aggiunge un'altra grana a quella della casa abusiva di cui attende ancora la sanatoria e che lo aveva visto finire nell'occhio del ciclone nelle scorse settimane. Lo scorso novembre un ex dipendente interinale del consorzio intercomunale Coimnes, Carmelo Di Salvo, ha protestato in modo plateale nell'aula del Consiglio Comunale, esponendo striscioni di protesta nei confronti di 5, questo il cognome del sindaco, che recitava frasi come «Sindaco 5, mi hai tolto 55 anni di dignità» e «Patrizio 5, il sindaco del clientelismo». Il sindaco però non l'ha presa bene e si è rivolto a Di Salvo apostrofandolo pesantemente, urlandogli contro frasi minacciose come «ti strappo il cuore».
Di Salvo, che aveva perso il lavoro e cercava di mettersi in contatto da giorni con il sindaco per chiedergli un sostegno, ha deciso di denunciarlo. Secondo quanto riportato nell'esposto alla polizia, il sindaco avrebbe aggiunto anche delle altre frasi ingiuriose. Nei giorni scorsi il sindaco di Bagheria era stato protagonista di una riunione della Commissione Ambiente all'AS, finita anch'essa tra urla e insulti. A Maria Prestigiacono va la mia solidarietà e l'invito a non lasciarsi scoraggiare da quanto accaduto. Lo dice Alice Anselmo, presidente del gruppo del PD all'ANS, a proposito della recente intimidazione nei confronti del presidente dell'AMAP di Palermo. Al tempo stesso, aggiunge Anselmo, resta l'amarezza per una polemica nata da questo episodio che di certo non aiuta il lavoro all'insegna della trasparenza e della legalità che stiamo portando avanti al governo della regione nel delicato settore dell'acqua e dei rifiuti. Un lavoro che vede l'assessore Vania Contraffatto in prima linea, impegnata ad introdurre importanti innovazioni dopo anni di immobilismo, sprechi e malaffare. Presso gli uffici del commissariato di pubblica sicurezza di Canicattì, siti in via Gian Giacomo Ciaccio Montalto, sono depositati tutti gli oggetti rinvenuti durante l'attività della Polizia di Stato in abitazione di rumeni, denunciati alla fine per ricettazione e ritenuti proventi di furto. Chiunque avesse subito un furto e ha presentato regolare denuncia, o quanti non avessero presentato denuncia, possono presentarsi presso gli uffici di via Gian Giacomo Ciaccio Montalto del Commissariato di Pubblica Sicurezza della nostra città per identificare l'eventuale oggetto, corpo del reato di propria proprietà e dopo gli adempimenti di rito ovviamente ritornarne in possesso. Ultimamente sono stati intensificati i controlli e sono numerosi i personal computer, i televisori a plasma e tanto altro materiale rinvenuto nel corso dell'attività messa in atto dalla polizia, rinvenuti e che sono stati portati in commissariato dopo che i detentori non hanno saputo fornire valide giustificazioni del loro possesso. Quella sera aveva deciso di non uscire, era già in pigiama, fu un suo amico ad insistere. Emergono nuovi particolari dal dibattimento che si sta celebrando a carico dei fratelli Giuseppe e Salvatore Cilio, accusati dell'omicidio dell'allora 22enne Orazio Sotti. Il giovanissimo idraulico venne freddato davanti al garage di casa nella zona di Fondo Iozza a Gela. A ricostruire le ore precedenti al delitto sono stati anche alcuni parenti della vittima sentiti in aula davanti ai giudici della Corte d'Assise di Caltanissetta. Nel corso dell'udienza sono stati ascoltati gli ex gestori di un pub allora sul lungomare Federico II di Svevia. I testimoni hanno risposto alle domande dei legali di difesa, del pubblico ministero e dell'avvocato di parte civile che assiste i familiari di Sotti, costituiti parte civile. Nuovi testimoni verranno sentiti all'udienza del prossimo 1 aprile. Una donna allettata di 53 anni, Grazia P, lotta per la vita in un lettino del reparto di neurologia dell'ospedale Cannizzaro di Catania. È stata accompagnata al pronto soccorso perché presentava una emorragia cerebrale ed ematomi diffusi in diverse parti del corpo, dalla mammella al torace al labbro. Altri segni, meno recenti, sono stati riscontrati dai medici del presidio ospedaliero Vittorio Emanuele di Gela anche al collo e alle gambe. Non si esclude che la donna abbia subito delle violenze. Secondo la figlia della malcapitata, però, le contusioni sarebbero traumi riportati la scorsa settimana a seguito di una caduta mentre faceva la doccia. Le indicazioni fornite ai sanitari non avrebbero però convinto neppure gli inquirenti, che hanno deciso di avviare un'indagine e sentire il marito della 53enne e i suoi familiari. L'episodio è sfociato in un'emorragia cerebrale e diversi ematomi. Si verificò poco dopo la mezzanotte in un appartamento di via Spoleto. I medici sono riservati la prognosi di guarigione ancor prima di intubare la donna e ordinarne l'immediato trasferimento presso il più attrezzato e specializzato ospedale del capoluogo etneo, avvenuto intorno alle 5 del mattino a bordo di un soccorso del 118. Le condizioni della donna sono alquanto disperate. Un'attività commerciale al collasso a causa dei clan. Tutto si lega
alla vicenda dell'ex ristorante Delfino di Gela, finito gli anni scorsi al centro degli appetiti di Stigia e Cosa Nostra. Dopo la prescrizione scattata lo scorso mese di maggio nei confronti di 6 imputati, finiti a processo per estorsione davanti al collegio penale del Tribunale, sono invece 11 gli allora minorenni chiamati a rispondere alle accuse. Sono sotto processo davanti ai giudici del Tribunale dei Minori di Caltanissetta. Ad essere sentito in aula questa volta è stato l'ex reggente di Cosa Nostra Rosario Trubbia, oggi collaboratore di giustizia. L'ex capo ha ammesso che molti dei minori a giudizio erano vicini al suo gruppo criminale, mangiavano gratis nel locale perché protetti dai vertici delle organizzazioni, senza il titolare che potesse far nulla. Il collaboratore ha escluso che SV, allora minore e adesso imputato, gravitasse nei clan. Alla fine il ristoratore decise di abbandonare l'attività e lasciare Gela dopo 12 anni di continue elargizioni in favore dei clan. Denunciò tutto, ottenendo il sostegno della locale associazione anti-racket Gaetano Giordano. Si ritornerà in aula il prossimo mese di aprile. Il distacco della placenta ed una donna all'ottavo mese di gravidanza ha perso il suo bambino. È accaduto sull'isola di Lipari, dove una quarantenne ha dovuto attendere, pensate un po', un'ora e mezza prima di essere trasferita in elisoccorso all'ospedale di Milazzo. Il punto nascita è chiuso e la struttura funziona da mesi, ma soprattutto a regimi ridotti. Per denunciare questa situazione abbiamo fatto un esposto alle autorità competenti e siamo infuriati per la situazione di grave precarietà dell'assistenza sanitaria sull'isola. È quanto afferma Daniele Corrieri del Comitato Cittadino Controcorrente Euliana, che ha raccontato il tragico episodio sulla pagina Facebook del Comitato. Sono stati centinaia i commenti di rabbia e di impotenza per il depotenziamento dei servizi sanitari ospedalieri e soprattutto per la mancanza di sicurezza che si grida da mesi, aggiunge Corrieri. Dopo gli appelli al Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, gli isolani in coro vogliono le TV al Lipari per far visionare la struttura ospedaliera, che è attrezzata ma con grave carenza di organico. L'arcipelago eoliano è in Italia, non in Etiopia. Si conoscerà ad aprile il verdetto da parte dei giudici della Cassazione di Roma dopo il ricorso della Procura Generale relativamente all'inchiesta legata alla riorganizzazione del clan di Cosa Nostra sull'asse Gela Niscemi. Tutto rinviato al prossimo aprile, in attesa di conoscere il verdetto dei giudici della Corte di Cassazione, che devono ancora pronunciarsi dopo il ricorso della Procura Generale. È iniziato con un rinvio il giudizio d'appello nei confronti di Alessandro Barberi, Alberto Musto e Fabrizio Rizzo, accusati di aver cercato di riorganizzare il clan di Cosa Nostra sull'asse Gela Niscemi. In primo grado il GUP del Tribunale di Caltanissetta pronunciò condanne per un totale di oltre 30 anni di detenzione, 12 di reclusione per Barberi, 10 anni e 4 mesi per Alberto Musto, 8 anni e 2 mesi per Fabrizio Rizzo. La scorsa estate però la Procura Generale decise di impugnare il verdetto in Cassazione, ritenendo l'ammontare delle pene fin troppo esiguo. I giudici d'appello quindi attendono che i colleghi romani si pronuncino sul ricorso. Già in primo grado comunque i difensori dei 3 imputati finiti al centro del Blitz Fenice contestarono nettamente la ricostruzione condotta dai magistrati della Direzione Settoriale Antimafia di Caltanissetta. Gli avvocati Francesco Spataro, Flavio Sinatra e Antonio Impellizzeri hanno escluso l'esistenza di un nuovo clan, mettendo in dubbio le conclusioni investigative. Tra i punti deboli delle accuse, secondo i difensori, il fatto che le indagini presero il via dalle dichiarazioni di Roberto Di Stefano per alcuni mesi collaboratore di giustizia e poi arrestato al termine del Blitz Fabula con l'accusa di essere inserito nel clan Rinzivillo. Tra le contestazioni mosse ai 3 imputati anche quella legata alle pressioni subite dai fratelli Lionti, imprenditori di Niscemi, che si sono costituiti parte civile, così come l'associazione antiracket Gaetano Giordano. Per gli stessi fatti, altri 3 arrestati nel Blitz Fenice si trovano davanti al collegio del Tribunale di Gela. Luciano Albanelli, Salvatore Blanco e Alessandro Ficicchia hanno scelto di farsi giudicare in dibattimento. Abbiamo ottenuto un primo importante risultato per i serricoltori di Licata e Palma di Montechiaro, danneggiati dalla tromba d'aria abbattutasi lo scorso mese di ottobre, inserendo nell'ambito dell'esame della finanziaria in commissione bilancio una norma che va a loro sostegno. Lo stanziamento previsto però non è ancora sufficiente ed è per questo che ho già presentato un emendamento che è il sostegno del Presidente Crocetta per destinare altri 2 milioni di euro. Adesso bisogna confermare l'impegno in aula e sostenere
concretamente un importante comparto della nostra agricoltura messo in ginocchio da una calamità naturale. Lo dice Giovanni Panepinto, vicepresidente del gruppo del Partito Democratico all'Assemblea regionale siciliana. Il ministro Martina ha condiviso lo stato di crisi del settore ortofrutticolo siciliano, si è impegnato a sostenere una moral suasion nei confronti della grande distribuzione con specifiche campagne promozionali sul pomodorino siciliano e sugli altri prodotti dell'ortofrutta. Lo ha detto l'assessore regionale all'agricoltura Antonello Cracolici a conclusione dell'incontro che si è tenuto ieri a Roma. Cracolici ha espresso soddisfazione per l'esito dell'incontro al Ministero, dove erano presenti anche rappresentanti del settore produttivo, delle istituzioni, dei comuni dell'area del trasformato, ovvero Vittoria, Pachino, Gela e Niscemi. Il governo ha dimostrato una grande attenzione con il provvedimento sul collegato agricolo, provvedimento formulato grazie anche al concorso delle associazioni di settore. Sono certo che per il futuro il governo saprà fare tesoro anche delle valutazioni critiche, ma soprattutto costruttive, circa le azioni a tutela del comparto agricolo. Lo ha dichiarato Nino Bosco, deputato del Nuovo Centrodestra Area Popolare, intervenendo ieri in aula. Saremmo rimasti sorpresi del contrario, invece il vizietto, tra virgolette, della sanatoria non manca neanche in questa finanziaria. A dirlo è Gianfranco Zanna, presidente regionale di Legambiente Sicilia, secondo il quale la nostra classe politica regionale ha proprio la fobia dell'ambiente, sia alle trivelle, sia agli inceneritori. L'unica cosa certa sulla quale si trovano d'accordo è la cementificazione selvaggia, meglio se in verde agricolo e la sanatoria. Siamo davvero stanchi di tutto questo, ma non abbastanza per aprire ennesime battaglie contro lo scempio del territorio. Non staremo a guardare inerti e questa sicuramente rappresenta un'altra ennesima certezza. Per la prima volta il comune di Caltanissetta parteciperà alla 12ª giornata internazionale del risparmio energetico, aderendo all'iniziativa Mi illumino di meno, la più grande campagna radiofonica di sensibilizzazione sulla razionalizzazione dei consumi energetici. L'iniziativa, ideata da Caterpillar, lo storico programma in onda su Radio 2 Rai, e promossa dal territorio risseno del Lions Club Caltanissetta dei Castelli, prevede un simbolico silenzio energetico dalle 18 alle 18.30 mediante lo spegnimento dell'illuminazione di monumenti, piazze, vetrine, uffici, abitazioni private e tutto quello che simbolicamente rappresenta un'attenzione alla riduzione dei consumi. L'amministrazione comunale, per rendere ancora più suggestivo l'evento, ha programmato un concerto strumentale al vivo dei maestri Emanuele Di Bella alla chitarra e Claudio Scembri al flauto traverso nel buio dell'atrio di Palazzo del Carmine, spento per l'occasione, come dicevamo, dalle 18 alle 18.30 di oggi. E anche i due Lions che operano sul territorio di Canicattì hanno sposato questa iniziativa Mi illumino di meno, dalle 18 alle 18.30, visto che è un evento che si rifà a tutte gli enti, tutti i comuni. I due Lions saranno presenti oggi pomeriggio nel spazio spartitraffico che da via Giudice Setta immette per via Rosario Livatino da una parte e via Sandro Pertini dall'altra. Domani mattina alle 11 al Teatro Politeama di Palermo si terrà la manifestazione Orizzonte di Sviluppo Mare Terra, promossa dall'Assessorato Regionale Agricoltura e Pesca e dal Ministero per le Politiche Agricole. All'iniziativa interverranno l'Assessore Regionale Agricoltura e Pesca Antonello Cracolici, il Presidente della Regione Siciliana Rosario Crocetta e il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Maurizio Martina. Riaprirà l'ufficio postale di Villa Seta, che serve un vasto bacino di utenze. Già da oggi intanto è stato attivato un ufficio mobile nel popoloso quartiere in attesa che venga ristrutturato l'immobile di proprietà dello IACP, l'Istituto Autonomo Case Popolari, che ospita gli uffici dell'amministrazione delle poste. E questo è il risultato di un incontro avvenuto ieri mattina tra il sindaco di Agrigento Lillo Firetto e il direttore provinciale di Poste Italiane Sferlazzo, dopo una disamina della situazione che nei giorni scorsi aveva creato non pochi disagi tra gli abitanti del quartiere. È stato raggiunto l'accordo per il quale verranno dati al via al più presto i lavori di ristrutturazione dei locali di Villa Seta che ospitano l'ufficio postale, in modo da renderli più consoni a quelle che sono le necessità dell'utenza e del personale. Nelle more verrà riattivato un ufficio mobile per limitare i disagi alla popolazione. Dunque l'ufficio postale di Villa Seta non chiuderà, ma continuerà regolarmente ad essere a disposizione degli utenti. Possono rubare la nostra identità in qualsiasi modo e maniera, ma soprattutto
a nostra insaputa. Lanciò l'allarme la squadra mobile di Caltanissetta, che a riguardo fornisce alcuni consigli. Vediamo quali in questo servizio. Un impiegato nisseno di 50 anni ha denunciato presso l'URP della questura di Caltanissetta di aver ricevuto nei giorni scorsi 4 solleciti di pagamento recapitatigli a mezzo mail da parte di una nota compagnia di telefonia per dei servizi che lo stesso non aveva mai richiesto. Le fatture di cui alle predette richieste contenevano le esatte generalità dell'uomo, ma gli altri dati erano grossolanamente inesatti. Infatti il codice IBAN e i recapiti telefonici indicati nei falsi contratti non erano riconducibili allo stesso e anche le firme erano false. Visto il palese tentativo di truffa perpetrata con un grossolano furto di identità, l'uomo si è recato in questura per denunciare l'accaduto. Ma come può avvenire il furto di identità? Durante l'arco della giornata corriamo il rischio di subire un furto di identità molte volte, anche se non ce ne rendiamo conto. Ecco alcuni dei modi più comuni attraverso cui, come i criminali, recuperano le informazioni necessarie per rubare la vostra identità. Ogni giorno dettagli che ritenete non essere rilevanti, come per esempio vecchie bollette del gas, della luce o del telefono, estratti conto della banca, vecchie fatture e persino lettere personali e buste in cui sono contenute, forniscono in realtà informazioni preziose che possono essere raccolte semplicemente rovistando nella vostra immondizia. I truffatori possono ricevere un'ingente quantità di informazioni sul vostro conto se, a seguito di un trasferimento di residenza, ci si dimentica di comunicare la variazione dell'indirizzo alle Poste Italiane, alla banca e a tutte le altre organizzazioni con cui si è in contatto. Fare molta attenzione a chi vi contatta. Spesso i truffatori si dichiarano incaricati di una banca e vi chiedono di aggiornare i vostri dati personali. Accade la stessa cosa con coloro che si presentano come ricercatori di mercato e vi richiedono informazioni personali. Generalmente i portafogli contengono bancomat, carte di credito, documenti di identità come patente di guida e tessere di iscrizione a determinate associazioni. Lo skimming consiste generalmente nella clonazione di una carta di credito attraverso l'apparecchiatura elettronica utilizzata negli esercizi commerciali per pagare i beni acquistati. I dati raccolti sono poi utilizzati e scambiati con altre organizzazioni criminali. I malviventi più spietati svolgono le loro attività criminali utilizzando l'identità di persone decedute, ottenendo informazioni sulla loro età, data di nascita ed indirizzo attraverso necrologi e pubblicazioni funebri. Mediante la ricezione di messaggi, sms e email che comunica la vincita di un telefonino di ultima generazione, seguendo un link che porta ad un'azione di phishing finalizzata ad acquisire i dati personali. Spesso ci vengono inviati per posto, li troviamo su internet, se sono molto lunghi il compilatore non si accorge che sta fornendo ad estranei delle informazioni private. Tramite noi stessi a volte ci capita inconsciamente di raccontare in pubblico fatti che ci riguardano nell'anticamera del dottore, al supermercato, durante la fila alla cassa, non sapendo che per un ascoltatore interessato possiamo essere una miniera di dati. Piena soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Licata, Angelo Cambiano, per la venuta attivazione delle procedure finalizzate al potenziamento e conseguente mantenimento del punto nascita dell'ospedale San Giacomo d'Alto Passo. Arrivano a riguardo notizie positive al potenziamento che garantirà gli standard di eccellenza, standard operativi di sicurezza e tecnologici previsti dall'accordo Stato-Regione, dal decreto assessoriale 2536 del 2 dicembre 2011 del punto nascita dedicata, il cui mantenimento ha rappresentato un avvenimento storico e perché continua ad essere una realtà per i licatesi e per tutte le partorienti del l'Inderla che vi si rivolgono con meritata fiducia perché sarà ancora più affidabile e sicuro, sono testuali parole del primo cittadino. Il direttore sanitario dell'azienda sanitaria provinciale Lo Bosco, prosegue il sindaco, ha assicurato l'avvenuta attivazione delle procedure finalizzate alla ristrutturazione della sala parto e agli interventi stabiliti nel cronoprogramma ministeriale, volti anche al reclutamento del personale necessario al rispetto degli standard stabiliti dal Ministero della Salute e dall'Assessorato regionale della Salute. Il secondo weekend della saga del mandorlo in fiore, che ha preso il via lo scorso 11 febbraio e che continuerà fino al prossimo 13 marzo, sarà dedicato alle tradizioni siciliane e alla sicilianità come le sue migliori espressioni artistiche e culturali. Domani alla Palamandorlo saranno di scena gli episodi dei cicli epici tradizionali con le colorate marionette tradizionali dell'opera dei pupi, con due intensi spettacoli che sterranno alle 9 alle 11, alle 16.30 le vie cittadine saranno invase dalla gioiosa quanto contagiosa sonorità folcloristica siciliana. Gruppi folcloristici siciliani nei costumi tradizionali sfileranno per le strade di Agrigento per poi alle 21 salire sul palco del Palamandorlo per un'esibizione che porterà in scena le musiche e i balli tradizionali siciliani.
E dall'ingresso del municipio alle sfilate della Sagra del Mandorlo in Fiore, i 12 netturbini licenziati dopo i tagli economici del nuovo bando per il servizio rifiuti si spostano. I lavoratori in questo modo hanno lasciato temporaneamente il loro presidio davanti al Palazzo del Comune proprio per non creare problemi allo svolgimento della manifestazione, ma prendono posto accanto ai gruppi internazionali con i loro striscioni. Oggi pomeriggio dalle 16 alle 19.30 presso il foyer del Teatro Pirandello di Agrigento, per la prima volta i 6 conservatori di musica siciliani marceranno insieme in una lunga maratona musicale al fine di porre all'attenzione dell'opinione pubblica, della politica e dei rappresentanti delle istituzioni le gravi problematiche del sistema nazionale di alta formazione artistica e musicale, quasi paralizzato per il mancato completamento della legge di riforma 508-99. L'evento organizzato su iniziativa del Toscanini di Ribelli. Rinviata a lunedì prossimo la seduta a Palazzo dei Normanni, dove in calendario la discussione sulla finanziaria. L'8 marzo, in occasione della festa della donna, l'associazione Progetto Luna metterà a disposizione delle donne di età compresa tra i 30 e i 44 anni, fuori dallo screening mammografico, la possibilità di ricevere una visita gratuita presso il poliambulatorio di Sommatino per sensibilizzarle al controllo del proprio seno e indirizzarle per eventuali esami diagnostici da fare. I medici curanti del territorio sono stati messi a conoscenza di questa lodevole iniziativa e per questo motivo sono resi disponibili per una fattiva collaborazione. Un grazie alla promotrice Silvia Sciandra, presidente dell'associazione, e alla referente di Sommatino Maria Luisa Messina, sempre sensibile e disponibile a queste meritevoli iniziative di prevenzione. Il musicista Giuseppe Maria Polizzi, di cui dovremmo vedere adesso la foto, ha donato alla Biblioteca Comunale di Sciacca copia del suo disco, un doppio CD, dedicato a Giovanni Zamboni Romano, compositore italiano del Settecento. L'opera, consegnata al sindaco della città Fabrizio Di Paolo, state vedendo nella foto assieme al musicista, contiene le 11 sonate dell'opera, risalente al 1718. Le sonate sono interpretate da Giuseppe Maria Polizzi con il suo arciliuto, strumento costruito da un liutaio milanese su un modello di liuto originale dell'epoca. Si tratta dell'unica versione integrale dedicata all'opera 1 di Zamboni Romano, ha spiegato Giuseppe Maria Polizzi, diplomato al Conservatorio di Trapani, concertista, promotore culturale. Ad Agrigento, al Monastero di Santo Spirito, da domani, sabato, fino al prossimo 30 marzo, sarà esposto il capolavoro scultoreo Il Salvator Mundi, ultima opera del grande architetto scultore Gian Lorenzo Bernini, eseguita nel 1680, quando l'artista aveva ormai 80 anni, da lui lasciata in testamento all'amica e committente, la regina Cristina di Svezia. Il Salvator Mundi è conservato a Roma, nella Basilica di San Sebastiano fuori le mura, e rappresenta un manifesto del trionfo barocco. Sabato 20 e domenica 21, dalle 8.30 alle 13, nei pressi della chiesa del villaggio Santa Barbara, frazione di Caltanissetta, verrà collocato un gazebo per promuovere e incentivare la raccolta differenziata dagli abitanti del quartiere. L'iniziativa è curata dal personale comunale, dell'ufficio tecnico e da quello dei tributi del comune di Caltanissetta, nonché da incaricati della Caltambiente. Quella di sabato e domenica prossima va ad aggiungersi alle iniziative già avviate dal comune di Caltanissetta per promuovere e incentivare la raccolta differenziata. Lunedì prossimo 22 febbraio alle 20 si terrà la cerimonia di inaugurazione della nuova sede Università Telematiche, l'Accademia delle Professioni e della Formazione, sita in Corso Umberto a Canicattì. All'evento saranno presenti Giuseppe Arnone e il critico d'arte Vittorio Sgarbi. Siamo allo sport, una bella Ferentino alla meglio sulla Fortitudo Moncada Agrigento, 82-73 risultato finale nel match valido per la 22esima giornata del campionato di A2 Ovest, partita caratterizzata dalla grande mira dei padroni di casa che hanno saputo giocare con grande ritmo contro i biancazzurri, ancora una volta privi di Alessandro Piazza per problemi muscolari. A fare la parte del protagonista per i biancazzurri Andrea Saccaggi con i suoi 19 punti, miglior prestazione personale nel giro di ritorno, seguito da Kelvin Martin con 17 punti, nonostante i problemi di falli lo abbiano tenuto fuori dal campo per parecchi minuti. E i biancazzurri già da oggi saranno al lavoro in vista del prossimo immancabile obiettivo, il match contro Rieti al Palamoncada, come sempre alle 18. Siamo in chiusura, una comunicazione di carattere sociale. A Canicattì la farmacia che garantirà il turno di apertura per la giornata di oggi, venerdì 19 febbraio, e fino a domani sabato 20 alle 8.30 è quella di Relicata della dottoressa Vincenza, sita in via Dottor Sciascia, con recapito telefonico 0922 85 16 33.
Il nostro telegiornale ha così termine. Grazie per essere stati con noi, per aver preferito l'informazione di Teleradio Canicattì. Appuntamento ai prossimi telegiornali e buon proseguimento con i nostri programmi.